Voilà! Ma che bomba! Pizza col super mega cornicione fantaspettacolo, questo è un po' troppo, ma bellissima! Guarda che roba! Eh? Spettacolo! Controlliamo sotto che sia cotta. Spettacolo, guarda che cottura perfetta sotto, eh? Va che bella! Allora, prova taglio. Vediamo come sta sto cornicione, se è bello. Che bomba! Andalo anche di qua. Eh? Che spettacolo! Buongiorno! Bentornati! Se sei nuovo, se sei nuova, sono Chef Davide Maffioli e oggi ti faccio vedere una cosa importante. Se hai questa, ossia una pietra refrattaria, ti faccio vedere i suoi 3 utilizzi più 1 bonus. Come prima cosa puoi utilizzarla come sottovaso per i fiori. Come seconda cosa puoi utilizzarla come spessorino per livellare l'altezza del tavolo. E come terza cosa lo puoi usare come sottopiatto quando vai a mangiare. Però il consiglio più importante: questa pietra la metti nella pattumiera. Non è che ce l'ho con le pietre refrattarie, ma oggi ti voglio far vedere uno strumento superlativo che ho appena scoperto, che è fantastico e che cambierà per sempre le tue pizze a casa. Questa è la pizza che ho fatto l'altra sera testando la piastra, perché di una piastra ti sto per parlare, che è fantastica, che risolve un sacco di problemi e che può realmente aiutarti per avere, in questo caso, quello che vediamo oggi, è l'impasto di una pizza con il super cornicione, quindi una pizza di livello. Ma adesso, prima, ti racconto di questa piastra. Eccola qui. Oh. Ma la vera domanda è: come mi sono imbattuto in questa piastra? Perché una settimana di ricerche su Google in cui cercavo come un pazzo strumenti per migliorare la mia pizza di casa, perché adesso non avendo più ristorante ho detto, cioè, anch'io ogni tanto voglio farmi una pizza buona, e allora stavo cercando di capire. Non volevo comprarmi un altro forno, volevo capire come poter avere una pizza, chiamiamola a livello professionale, anche a casa. Quindi ricerco in tutto il mondo, perché io non volevo comprarmi la refrattaria da 2,5 cm, perché ci vuole un'ora perché vada in temperatura. Scopro quindi nel frattempo che esistono delle piastre che sono tutte fatte d'acciaio. E quindi dico, ah cavolo, interessante questa idea, perché in effetti l'acciaio è un ottimo conduttore termico rispetto alla refrattaria. Cerco e dico, cavolo, però cioè, in tutto il mondo ci sono, cioè, solo paesi in Inghilterra, in America, in Scandinavia, cioè, ma nessuno in Italia ha inventato una roba del genere? Non ci credo. Mi metto ancora a fare ancora più ricerche, ancora più intensive, ancora più impegnate, ancora più attente, non mollo il colpo e scopro che c'è il mio amico Fabrizio. Fabrizio! Chiamavo Fabrizio subito! Un genio. Il mio amico Fabrizio è a livello di Leonardo, Galileo e Marconi. Cioè, voglio dire, tanta roba, no? Perché? Che cosa ha inventato? Lui ha inventato questa piastra che è fenomenale. La cosa interessante, intelligente e stupefacente è che non l'ha fatta in acciaio, perché io lo stavo cercando in acciaio, quindi cercando piastre in acciaio non trovavo niente, fino a che mi stavo per arrendere. Ma poi mi sono imbattuto nelle piastre Vulcan. Scrivo una mail per avere informazioni. Mi risponde, mi dice questo, quell'altro. E dico, cavolo, proprio mi sembra molto interessante questo prodotto. Dopodiché, il mio amico Fabrizio, essendo un genio, cosa fa? Io gli avevo scritto con la mia mail privata, quindi lui non sapeva in realtà chi fossi, potevo essere chiunque. Mi cerca su Google. Geniale, geniale. Mi dice, guarda, domani ti spedisco la piastra, di dove sei? Guarda, sono di Varese. Ah, ok, io sono qua di Como. Boh, te la porto io. Perfetto, arriva con la sua mega piastra. Naturalmente io la sera prima già avevo preparato l'impasto, perché volevo vedere cosa succedeva a questa piastra, e già ottengo risultati fantastici. Ma volevo ottenere di più, e poi volevo entrare un po' in armonia con questa piastra, perché sapete che ogni mezzo che uno ha a disposizione deve conoscerlo, deve proprio entrarci dentro, deve capirlo, deve sintonizzarsi con lo strumento. E di conseguenza che cosa succede? Faccio questa pizza che adesso andiamo a vedere. Intanto la prima cosa da fare è aprire le capsule di acido lattico, che poi vado a mischiare col mio lievito di birra. Adesso a questo, quindi, lievito, fermenti, aggiungo 2 grammi di zucchero che gli do da mangiare, e adesso ci vado a mettere 20 grammi di acqua tiepida.
In questo caso questi 20 grammi di acqua sono a 35 gradi. Faccio sciogliere bene tutto e aspetto 10 minuti che si attiva tutta la famiglia, insomma, si deve attivare. La caratteristica importante di questo impasto che vediamo oggi è l'utilizzo dei fermenti lattici. Ossia, che cosa facciamo? Andiamo a prendere il lievito di birra, che quindi ha solo la capacità di creare CO2, e andiamo ad aggiungere i fermenti lattici che vanno a creare praticamente la parte lattica, come se fosse il concetto è ricreare un lievito madre senza lievito madre. Intanto qui ho dentro il mio chilo di farina di tipo 1. Adesso accendo la mia macchina, vado ad aggiungere il mio starter e aggiungo, pulisco bene la ciotolina e aggiungo i 600 grammi di acqua. Passati 5 minuti, vado ad aggiungere il sale. Molto bene, passati 2 minuti, questo è l'impasto che adesso ho ottenuto. Adesso faccio così, siccome sta macchina fa sempre fatica a prendere quando faccio le altre idratazioni, vado a tagliare l'impasto in questo modo, mi assorbe meglio l'idratazione. Adesso vado ad aggiungere i 100 grammi di acqua, ma lo divido in due volte, quindi 50 grammi adesso e 50 grammi dopo. Fino a quando tutto il primo giro di acqua non sarà assorbito, lo vado ad aggiungere la seconda parte. E adesso vado ad aggiungere la seconda parte di acqua. Bene, quando tutto è perfettamente ingordato, vado a fermarlo. Perfetto, bellissimo. Ora inizio a fare le pieghe di rinforzo, quindi da una parte e dall'altra, poi ancora da una parte e dall'altra, l'ultimo pezzo lo vado a chiudere. Adesso inizio a tirare l'impasto, praticamente cercando di far diventare il più liscio possibile la parte sopra, e in questo modo creerò un fantastico impasto. Alla fine deve risultare così bello sodo, bello liscio, bello omogeneo. E adesso lo metto a riposare e quindi a lievitare all'interno di questa bacinella d'acciaio, ma va benissimo anche una in plastica. Metto olio sul fondo, sposto l'impasto e poi adesso lo tiro su, metto dentro. Perfetto. Ora lo lascio lievitare a 27 gradi per 4 ore. Ma intanto quali sono le caratteristiche di questa piastra? Caratteristica base, arriva fino a 300 gradi perché poi ha la copertura con l'antiaderente. Antiaderente che resiste tranquillamente fino ai 300 gradi. Il mio forno arriva a 275, ma quando gli do lo spunto, oppure quando in spunto che sta cercando di arrivare in temperatura, arriva a 280, 290, ok? Qual è la cosa geniale che mi ha spiegato Fabrizio per quanto riguarda questo progetto? Praticamente lui ha creato quelli che vedete adesso, che sono queste lamelle che vengono usate nei motori da corsa come dissipatori, ma in questo caso lui li utilizza come accumulatori di calore, e di conseguenza questo accumulatore di calore fa sì che la piastra rilasci il calore, in questo caso alla pizza o al pane. Io ho fatto veramente un po' di esperimenti, ho visto che con tutto funziona alla grande. La vera domanda è: perché il mio amico Fabrizio ha deciso di utilizzare una piastra d'alluminio? Il motivo è molto semplice: l'alluminio
alluminio rilascia il calore molto velocemente, cioè lo accumula velocemente. Quindi in 10 minuti, cosa fighissima, metti in forno la piastra calda e puoi già iniziare a fare le pizze dopo 10 minuti, ok? Fantastico. Ma l'altra cosa è che la velocità di trasferimento del calore è molto, molto superiore rispetto che la refrattaria. Per farti un esempio in termini di numeri, se la refrattaria ha come numero 20, questa piastra è 240, ok? Quindi è velocissima. E quindi anche se non abbiamo quei 400 gradi del forno della pizza, 450 gradi, ma abbiamo solamente in questo caso i miei 275 gradi, che al massimo sono 290, riusciamo comunque a ottenere una pizza superlativa. Tutto questo solamente utilizzando l'alluminio. Ma quali sono gli altri vantaggi di questa piastra? La puoi pulire una volta che si raffredda con un panno, semplicemente vai a togliere farina o qualsiasi altra cosa rimanga sopra, perché non si sporca come la refrattaria, quindi molto comodo. Abbiamo detto che in 10 minuti si scalda e quindi poi si raffredda altrettanto velocemente, e la cosa secondo me più importante di tutti, che è eterna. Eterna perché? Perché praticamente anche se cade non si rompe, mentre la refrattaria, anche per sfiga, prima o poi nella tua vita ti cadrà, oppure si romperà nel forno, o insomma mille cose. Questa la compri adesso e dura per sempre. Bene, passate 4 ore, questo è il risultato che adesso troviamo. Quindi l'impasto è già bello vivo, bello attivo. Olio sul pianale, lo vado a girare. E voilà, ma che bello, mamma che impasto bellissimo. Adesso faccio così, metà impasto me lo metto in frigo per domani sera, mi faccio delle altre pizze e così lo lascio semplicemente a maturare nel frigo. Quindi più o meno do un paio di pieghe, sto per rimetterlo via. Poi se vuoi sapere come finisco questo impasto, te lo faccio vedere nelle stories di Instagram il giorno dopo che esce questo video. Quindi vieni su Instagram e ti faccio vedere che cosa combino. Voilà, e ci vediamo domani. Mentre adesso per queste faccio una pezzatura di circa 270-280 grammi circa, che è un po' di più rispetto al solito, ma è l'unico modo per ottenere un bel cornicione. Adesso faccio così, vado a chiudere il mio impasto semplicemente così, facilissimo, ok, niente di complicato. Lo chiudo fino a che riesco, cioè continuo a farlo girare su se stesso finché ce la fa. Poi, una volta che ci sono, vado a dargli una pirlata semplicemente così, dove con le dita sotto vado a lavorare l'impasto in modo che mi si tira e dopo mi si chiude. Poi se non si è ancora chiuso, perché adesso c'è un po' troppo olio sul qua sotto, vado a togliere l'olio in eccesso. Ok, va che bella pallina. Ripetiamo. Vado a chiudere finché riesco. Eccolo qua, va che bello. E adesso vado a tirarlo. A tirarlo si vede proprio che l'impasto diventa super liscio sulla parte sopra. Bellissimo, cioè, guarda che roba, bellissimo. E adesso semplicemente vado a mettere le mie palline qui a riposo. Adesso le lascio qui per 4 ore a temperatura ambiente. Temperatura ambiente in casa di questo momento sono circa 18 gradi. Cosa importante, quanto ci vuole a preparare questa pizza? Allora, mettendo l'impasto nel lievitatore a 27 gradi per le prime 4 ore, lo si lascia lì. Dopodiché si può decidere se fare lo staglio, quindi fare le palline,
e in altre 4 ore circa vengono pronti a temperatura ambiente, quindi non c'è più bisogno di rimettere nel lievitatore, oppure semplicemente si prende l'impasto dal lievitatore, gli si fanno ancora un paio di pieghe, lo si mette in frigo e lo si utilizza il giorno dopo. Quindi si fa poi la maturazione di 24 ore nel frigorifero. Cosa importantissima, questo strumento è utilissimo per conoscere le temperature del forno. Detto questo, questo ha circa 10-12 anni credo, quindi ti lascio sotto il link di uno che secondo me è valido per sapere sempre le temperature degli impasti, super comodo, del forno, super comodo. Bene, passate le nostre 4 ore, andiamo a vedere il risultato. Questo è come si presenta l'impasto. Adesso banco pieno di semola, iniziamo a tirare le palline per fare il cornicione. Semola abbondante, si va a schiacciare all'inizio nel mezzo in modo da spostare tutta l'aria nel cornicione, piano piano, ta 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 ta. Gira, stesso lavoro. Avanti così. Ma che bomba. Tiriamo un po'. Scoppiamo le bolle, quelle in eccesso. Anche se sono bellissime da tenere, però poi ci vanno a rovinare il risultato finale. Eccola qui. Allora, pala. E voilà, che fa in pizzeria. Spettacolo. Qui me lo allargo se voglio un pochino. Poi devo controllare che il forno sia in temperatura, eh? Ossia io metto dentro la pizza quando c'è il simbolo del forno che è acceso. Quindi vuol dire che sta riscaldando e le serpentine sono a manetta. E così ho anche la massima potenza, che è cosa molto importante. Vado a infornare. E voilà! Ma che bomba! Pizza col super mega cornicione, fantaspettacolo, questo è un po' troppo, ma bellissima! Controlliamo sotto che sia cotta. Spettacolo, guarda che cottura perfetta sotto, eh? E dai! Che spettacolo! In pizzeria ci fanno un baffo in pizzeria. Comunque ormai lo sapete, se devo spendere parole per qualcosa che è bello è perché è veramente bello. E questa piastra è veramente una figata. È venduta insieme alla pala di legno, naturalmente di legno perché essendo la piastra in teflon, se ci passi la paletta in ferro si va a rompere, che è super comoda. E ti garantisco che ti senti un po' come in pizzeria, cioè è troppo bello. Io mi sono divertito come un matto sti giorni. Grazie per essere stati qui con me. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao!